L'associazione è stata riconosciuta come esistente, deputati diversi dei quali condannati per 416, quindi insomma siamo contenti del risultato. L'Andrina distaccata di San Mauro Marchesato, operante tra Torino e provincia, esiste ed è un'organizzazione criminale di stampo mafioso. È la sezione quinta penale del Tribunale di Torino a sancirlo, arrivando a sentenza di primo grado di un'operazione conclusa dalla Procura di Torino nel luglio del 2014 che aveva smascherato le infiltrazioni dell'Andrangheta negli appalti e i collegamenti con insospettabili professionisti. Per tre imputati, Luigino Greco, Vincenzo Donato e Nicola Mirante, la Corte ha riconosciuto il reato di 416 bis. Vincenzo Toro, l'imprenditore che ha tentato di infiltrarsi negli appalti del TAV, è stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. La sentenza racconta anche di tre soggetti assolti e di altri condannati per usura, estorsione e tentato estorsione. La pena più alta, 9 anni e 6 mesi di reclusione, è stata inflitta a Vincenzo Donato. Altro dato importante del dispositivo letto oggi in aula si trae dal risarcimento concesso all'imprenditore Mauro Esposito, testimone chiave del processo che aveva denunciato l'estorsione subita dall''Ndrangheta, messa in atto da Nicola Mirante. L'associazione c'è, era operativa su Torino ed è un dato importante perché riconosce l'esistenza di un gruppo di crotonesi operativi a Torino, che non è cosa, è una cosa nuova, anche rispetto a Minotauro, un'evoluzione di Minotauro sicuramente.